quali saranno le novità di questa edizione? Allora, le novità saranno tantissime. Intanto le date sono dal 18 al 24 marzo 2019 a Cortina d'Ampezzo. E prima di tutto è importante perché abbiamo aperto una nuova sezione che si chiamerà Corti in Sala, quindi per i cortometraggi di meno di 5 minuti, che sarà chiamata la sezione di Vision, perché Vision Distribution ha deciso di supportare il nostro festival con questo lancio di questa nuova sezione. È molto importante perché vorrei dire che per voi registi avrete la possibilità, con il corto che vince, di entrare nelle sale cinematografiche prima di un corto distribuito da Vision. Quindi questo è veramente un bel passo in avanti per cortometraggio. Vengono riconfermate ovviamente le partnership col Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, col Centro Sperimentale e con Medusa. E quindi sempre più in alto è sempre una possibilità in più per i registi di crescere e di entrare nel grande mondo del cinema, e speriamo non solo corto, ma di arrivare al passo importante del lungo. So che avete stretto una partnership con un nuovo sponsor, un nuovo partner, Fare Cantine, che vi accompagnerà in quello che saranno tutte le feste, le occasioni di promozione appunto di questo festival. Quali potranno essere appunto gli spunti anche per altri partner fuori di Fare Cantine per supportare questo festival? E questo festival prima di tutto è molto importante perché, grazie anche ai partner che ci hanno seguito negli anni passati e di quelli che invece ci seguiranno per il prossimo anno, e quindi Fare Cantine è proprio uno dei più importanti, dà la possibilità ai ragazzi di crescere. Provi a immaginare l'idea che adesso la seconda tappa di cortometraggio in viaggio sarà a Bangkok. Infatti noi l'8 di questo mese, proprio finita la mostra del cinema, partiamo per Bangkok portando tutti i registi che erano presenti quest'anno a cortometraggio, verranno proiettati all'interno dell'Italia Film Festival di Bangkok organizzato dall'associazione Dante Alighieri. Questo è un passo molto importante. Se non ci fossero dei partner come Fare Cantine o come gli altri partner che ci sono già, non potremmo farlo, perché questo è l'aiuto che abbiamo. Allora Maddalena, io ti ringrazio e quindi non ci rimane che fare un brindisi a questa prossima futura edizione di cortometraggio. Esatto, infatti stasera la grande festa che organizzeremo al Centurio brinderemo grazie a Fare Cantine, e quindi cin cin a tutti e vi aspettiamo dal 18 al 24 marzo a Cortina d'Ampezzo. Grazie a voi di essere venuti, grazie a voi di essere qui, vi voglio bene. Da parte di Alberto, veramente, Paolo, di Fare Cantine. Un pensiero che Maddalena e io abbiamo fatto. Però... Marziale. Però c'è anche il vino, vero? No, sì, vabbè, è stato usato. Questo lo devi prendere, canna io da sola. Se voglio anche con noi.